Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui con questo video diverso dal solito. Mi sono chiesto in questi giorni come potessi far fruttare la mia compravendita su FIFA e ho trovato una piattaforma che facendo la stessa cosa mi fa guadagnare euro veri. Prima di passare al video però ragazzi vi dico una cosa, se ciò di cui vi sto parlando vi interessa fate il tutto dal link qui sotto in descrizione perché ci guadagnate molto di più, ma vi spiegherò tutto fra poco. Passiamo a vedere la piattaforma. Per chi non la conosce, la piattaforma si chiama Sorare, ragazzi. Sorare è un gioco di calcio fatto sempre con le carte, vedete? La differenza cos'è? Che non si parla di crediti, ma di euro reali. Se vi state chiedendo se c'è bisogno di un budget per entrare in questa piattaforma, no, potete fare tutto anche gratuitamente. Ora vi faccio vedere come mi sta fruttando questa compravendita. Non vi spiego tanto la piattaforma, eccetera, eccetera, eccetera. Se vi interessa, me lo dite. Ma vi faccio vedere come mi sta fruttando la piattaforma. Guardate, io ho un portafoglio adesso di 67 euro. Se andiamo sul mio club, facciamo transazioni. Tutte quelle in verde sono transazioni dove ho ricevuto. Ad esempio, guardate, qua è venuto Kim Bong-kyung, un giocatore della K-League. Questo qui. Guardate. Fa vedere tutte le transazioni della carta, ragazzi. Allora, aspettate un secondo che la prendiamo precisa. Quella mia voglio riprendere. Vabbè, lo prendiamo da qua, dai, facciamo prima. Kim Bong-kyu. Questo è un esempio che vi sto facendo. Guardate, pagato da Giammi, ragazzi. Oggi 6,95 euro, data di oggi. Rivenduto dopo 20 minuti a 8,22 euro. Quindi potete ben capire che ho fatto un euro e passa, non ci sono tasse, ho fatto un euro e passa con un giocatore, ma andiamo subito a vedere qualche altra notifica. Card venduta, Conan Jocelyn, ragazzi. Allora, andiamo a vedere se riesco a prendere proprio la mia carta. Ok, eccola qui. Comprata da Jammy il 22, ragazzi, 21 euro, venduta oggi a 28. Ieri era anche a 30, raga. Pensavo salisse ancora un po'. Ho aspettato. Poi oggi ho deciso di venderla perché ha fatto una bella prestazione. È in hype. Qua vediamo le prestazioni. Vedete, ha preso 81 come voto. Questa pretende funziona come fosse un fantacalcio, ragazzi. In base alle partite reali, prendono dei voti che vanno da 0 a 100. Vedete, lui aveva preso dei 30, quindi il prezzo era sceso. Vedete, era 23, poi era sceso a 11, 11, 50, 13, 21, 28. La mia vendita da Giammi a Ketrab, 28 euro. Ma così ragazzi ve ne posso far vedere molte altre. Cioè, in 2 giorni ci ho davvero fatto tantissimo. Nyanga, stessa cosa, ci ho fatto 2 euro. Chu Yumin, qua altri 2-2, qua altri 3. Qui pure 2-2. Qua non mi ricordo. Qua 1,70 euro. Quindi vedete ragazzi, tutte queste qui, tutte queste qui. Sto praticamente facendo la stessa compravendita che faccio su FIFA, ma con soldi reali. Ci sto guadagnando soldi. Io basta che poi vado qui, faccio preleva su e metto l'importo da prelevare dove lo voglio, ragazzi. Quindi non c'è nulla di particolare. In più, questo gioco si svolge in determinati tornei. Faccio vedere giusto i due più importanti. Il torneo delle carte rare, che si chiama All-Star. All-Star, dove il montepremi, ragazzi, basta il punteggio. Se il punteggio è di 250, vincete 43 euro. Se il punteggio è di 205, vincete 21 euro. In più potete vincere delle carte. Queste carte, ragazzi, si possono vendere sul mercato. Non esistono i non scambiabili come su FIFA. E guardate queste carte che costo hanno. Non è che sono i prezzi che vi ho fatto vedere io prima. Ci sono carte che costano questa cifra qui. Quello che, se vi dovesse interessare la piattaforma, io vi consiglio di provarla. Perché davvero io l'ho fatto come tentativo, mi sono innamorato, ragazzi. Guarda, tipo questo Holland e ancora mancano 5 giorni alla fine dell'asta. Come faccio io a vedere a comprare questi giocatori? Faccio le aste, vedete qua ci sono le aste come FIFA. Faccio un'offerta. Ovviamente controllo tipo questo andiamo su uno che scade fra 2 minuti, fra 1 minuto, questo qui. 35,25 euro. Io vado a vedere a quanto sta il minimo. In quel momento la carta è rossa, sta a 41 euro comprato, raga, non c'è sul mercato questa carta, a 41 euro l'hanno comprato 8 giorni fa, questa
Tutte queste sono comprate, quindi se questa carta la compro faccio io il prezzo. Io potrei tranquillamente prenderla e metterla a 40 euro, perché guardate, tutti i venduti più alti. Quindi io apro questa carta e posso fare l'offerta. Adesso se offro, offro 38,93. In questo caso non lo farò perché ho bisogno di prendere altre carte, ma questa era una buonissima offerta perché potevo mettere anche a 48, ci facevo 13 euro. Ma lei che va, ragazzi, ha 19 anni, qua le carte non finiscono come l'hanno come a FIFA, vi dura fino a quando la carta gioca, quindi volendo la posso prendere fra 6 mesi, magari vale, al posto di 35 ne vale 200. Detto questo, ragazzi, come si svolge il gioco? Il gioco ha diversi campionati, come vi dicevo prima. Si può partire gratis con le carte comuni, che ve le regala. Se usate il link qui sotto per registrarvi, avrete 13 carte comuni e non 5. Se lo fate senza link vi dà 5 carte comuni, ne avrete 13 con il mio link qui sotto. In più, se acquistate 5 carte all'asta, qualsiasi cifra, anche a 80 centesimi a carta, ricevete una carta in edizione limitata gratuita. Guardate, vi faccio vedere la mia. Non sono stato molto fortunato. Guardate quanti giocatori ho in vendita. Non sono stato molto fortunato, vi dico la verità. Ho beccato lui, Costantopoulos. Guardate, vi faccio vedere che è regalata, referente, perché io ho usato il link di un altro ragazzo che conosco. Qual è la cosa positiva e negativa di questo Costantopoulos? La positiva è che ha 18 anni, quindi il discorso che facevo prima, questa rimarrà qui. Se diventa un fenomeno, lo sbologno a 100, 200, 300 euro. La cosa negativa è la squadra, perché questa squadra sta per retrocedere. Se retrocede la cosa non è buona perché poi è da vedere se lo comprerà una squadra più forte, eccetera, eccetera, eccetera. Al momento però questa carta la posso anche vendere. E a un prezzo mi sembra di 3 euro. Infatti 3 euro, 2,81 euro, 3,03 euro. Quindi ho speso, che ne so, per dire, 80 centesimi per 5 carte, quindi più o meno 3 euro, ci ho guadagnato 3 euro. Ma poteva uscirmi anche Lukaku, ragazzi. A un mio amico è uscito Lukaku. Se noi andiamo a vedere Lukaku del Chelsea. Il mio amico, solo comprando 4 carte all'asta, si è fatto questa cifra qui. Anzi, lui quando l'ha venduto stava a 3,30. Per dirvi. Quindi, cioè, potrebbe andargli anche molto, molto di culo e prendere carte buonissime, anche solo con referral link. Quindi, se voi andate sotto, prendrete questa carta limited dopo 5 acquisti all'asta. L'unica cosa importante è che l'acquisto deve essere fatto entro 150 giorni delle 5 carte. Vi stavo dicendo, c'è il campionato delle carte comuni, che è quello a cui sto partecipando io. Vedete, io qua ancora non sto partecipando a nessun campionato. Ho fatto le squadre, ma l'ho fatta dell'MLS, della Liga Coreana, che costano di meno, e parteciperò dal 19 febbraio quando ho perso i due campionati. Sto partecipando a questa cosa qui. Vedete, ho usato il referelling, mi ha regalato 13 carte comuni. Ho messo Alisson perché gioca contro l'Ego del Cile, argentino. Ho messo Molina, Bentancur qui contro. Loro due non mi giocano purtroppo, però non ne avevo altri perché, vi ripeto, ho iniziato da poco anche io. E quindi non avevo altri giocatori che mi giocano, quindi giocherò con tre. Non posso arrivare sicuramente primo con tre giocatori, però se dovesse andare bene la partita, guardate, arrivo primo, vinco una Tier 1 Limited. Ragazzi, una Tier 1 Limited sono carte, le Tier 1, che hanno prezzi molto molto alti. Non mi viene adesso in mente una Tier 1. Ah, Aouar è una Tier 1, sono a 96 euro. Lui è una Tier 1, addirittura ciù. Lui è una tier 1, 630 euro. Poi ovviamente va molto a fortuna, ragazzi. Potrebbe capitare una carta da 100 euro come una carta da 20, ma quello sono carte a fortuna. Però ragazzi, l'avete presa gratuitamente. In più potete tenerla perché il valore può crescere. Se trovate un 18enne, ve lo potete tenere, lo buttate lì. Tanto se non avete investito niente, l'avete presa gratuitamente, lo lasciate lì. O ci potete costruire una squadra intorno e fare i tornei. Come vi ho fatto vedere, i tornei delle carte rosse, le carte rare, vi danno soldi anche solo per fare un determinato punteggio. Vedete, questa è l'ultima mia partita che ho fatto. 75, 51, 57, 68, 77. Il problema qual è stato? Che Thiago Alcantara non mi ha giocato. Quindi basta fare 250, che non è impossibile. E andate subito a premio. Vi faccio vedere nella classifica, ragazzi. Vi sto facendo proprio un'impanatura un po' confusionaria, ma generale. Guardate, questo ha fatto 404. Cioè,
Cioè 250 in confronto non sono niente. Se noi andiamo a pagina 4, ok, qua iniziamo a trovare i 260, qua iniziamo a trovare i 250. Vediamone uno per dire. David, tutti i 60, ragazzi, ha giocato pure uno in meno. Cioè, questa è una prestazione che davvero non dovevi avere nessuno in squadra per farla. E ha vinto quei 40 euro puliti. Puliti, si è già ripagato un giocatore della squadra. In più, ha vinto delle carte. Perché nel montepremi ci sono anche le carte. Una tier 3, una tier 2, 713 euro più una star rare. E poi vi voglio far vedere la cosa bella. Guardate il primo dell'edizione limitata All Star. Il primo è stato Touch P3 terzo. Se io clicco su di lui, vediamo la squadra. Grabic, Hakimi, Derder, Fekir. Fekir e Hakimi costano qualcosa, ok? Diciamo che in tutte e due 300 euro li spendi per prenderli. Noi andiamo a vedere lui cosa ha vinto, perché lo possiamo vedere. Andiamo sul nome, andiamo su card. Io lo so già, ragazzi, ovviamente. Guardate cosa ha vinto. Qua c'è la coppa premio partita. Dayot Upamecano. Guardate quanto costa Upamecano. Proprio per via dell'età, perché è giovanissimo. Anzi, è sceso tantissimo. Lui l'aveva messo in vendita a 980, raga. È sceso, si sarà o infortunato o qualcosa. Cioè, però, capito, ha guadagnato già il doppio di quanto ha pagato la squadra. Lui, vi ripeto, lui l'aveva messo in vendita a 900, infatti mi sa che l'ha cacciato dalla vendita perché ha visto che si è abbassato. Perché Upamecano non sta giocando, guardate. Ha fatto solo il 100 contro il Wolfsburg e aveva preso un prezzo a, mi pare, 1200 quel giorno. Dopodiché ha saltato 3 partite e il prezzo è sceso. Se dovesse giocare venerdì prossimo, il prezzo rischizza alle stelle, perché comunque Upamecano fa sempre buoni voti e ha 22 anni, raga. Quindi questa carta la comprate adesso. Spendete un tot, ma per i prossimi 4 anni siete sicuri che avete lui lì bello fisso, tranquillo, che vi giocherà sempre. È stato un video un po' confusionario, lo so, ma la cosa principale che volevo farvi vedere era la compravendita, perché ragazzi, so che voi state molto tempo su FIFA. A molti di voi, magari come me, può piacere questa cosa qui. Guardate che profitti in verde. Tipo, compravo le carte a 33, le vendevo a 41 dopo 10 ore nemmeno. Poi come su FIFA. Comprare la notte, questo era sabato, comprare la notte e poi vendere il giorno è sempre più profittevole, per via che c'è meno gente che vi fa concorrenza nelle aste. Ma è davvero una grande piattaforma. Non so se qualcuno di voi l'ha già sentita, soprattutto in questi giorni sul giornale, perché la Williams ne è entrata a fare parte. E niente, ragazzi, si trovano anche giocatori po molto poco costosi per cominciare, se volete anche giocare. L'unica cosa che costa un po' di più sono i portieri, perché ce ne sono davvero pochi, perché ovviamente c'è un portiere titolare per ogni squadra e sono davvero pochi. Tutti il resto dei ruoli potete fare la squadra anche con niente, come tra l'altro ho fatto io, ragazzi. Ho preso dei giocatori anche a 2-3 euro, che tra l'altro l'ho fatto quando dovevo usare i 5 giocatori per il link. Li ho comprati, ci ho fatto la squadra, mi manca il portiere per poterla schierare, che mo lo prenderò fra qualche giorno di compravendita. Invece ho deciso di non prelevarli quei soldi, prima mi compro il portiere e poi tutto il resto lo prelevo, così che poi avrò solo guadagno. Cioè, schiero la squadra e guadagno, schiero la squadra e guadagno, se vinco carte guadagno il doppio. E alla fine, secondo me, è un grande metodo, vi può piacere, provatelo anche gratuitamente, senza investirci. Non è detto che non riusciate a vincere un torneo e farvi le carte e i soldi in quel modo. Se decidete di registrarvi, mi raccomando, il link qui sotto, entro 150 giorni ricevete la carta limitata. Anche solo per provare cosa vi esce, io lo farei, come ho fatto io. Poi mi ha preso tantissimo e ho continuato, ma l'avevo fatto solo per vedere se mi usciva Luca, anche a me come al mio amico, mi prelevavi 300 euro e stop. Dategli un try, fatemi sapere come vi va qua sotto nei commenti e grazie mille come sempre, ragazzi. Ciao ciao!